Buonasera amici di Milano Etno TV e benvenuti in questa seconda puntata del nostro programma Artistic Way. Io sono Vanessa Lapoli e questa sera vi presenterò un artista dalle mille sfaccettature. Lui è un illustratore, un paroliere, fotografo, scrittore, giornalista ed è anche conduttore radiofonico, ma soprattutto è un uomo innamorato dei baci. Vi presento qui con noi questa sera lo scrittore Alan Zeni. Ciao, buonasera a tutti, buonasera. Buonasera Alan, ci tenevo a precisare questa tua passione per i baci, eh? Sì, hai fatto bene perché da quello poi nasce tutto. Esatto. Adesso entreremo anche nell'argomento. Intanto volevo chiederti una mia curiosità. Quando è che tu hai cominciato a sentire che avevi questa vena artistica? Ah, dall'infanzia, dall'infanzia, poi dopo da lì al coraggio di seguirla sono passati più o meno 26 anni. Bene, 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 sono passati, ne avrai fatte di cose, quindi. Hai iniziato con quale delle tue arti, diciamo. Ma ho iniziato proprio con la pittura. Fin da piccolo sentivo questa necessità, ma il coraggio poi di espormi non c'era mai stato. A 26 anni, figlio di una crisi data probabilmente da un sacco di scelte che non sentivo mie, ho mollato tutto e me ne sono andato per un po'. E quando vai via e non hai nessuno a cui rendere conto, è più naturale, insomma, trovarsi di fronte ai propri demoni e dialogare. Insomma, il demone inteso nel senso giapponese del termine. I giapponesi dicono che ognuno ha il proprio demone, ma non è una cosa negativa, nel senso ha la Sì. Certo, propria guida. certo. Volevo anche invitare le persone che ci stanno seguendo e anche tu, Alan, di condividere questa nostra diretta. La possiamo condividere sulla pagina Facebook di Milano Etno TV. Basta che andiamo là, lo faccio anch'io in diretta. Vado sulla diretta, Milano, pagina di Milano Etno TV. La cerco, eccoci qua. E andiamo a condividere sulle pagine, profili personali, sui gruppi che pensiamo che la gente possa apprezzare. Ecco, io l'ho fatto. Abbiamo perso il collegamento con lo scrittore Alan Zeni. Aspettiamo un secondo, vediamo se riesce a riconnettersi con noi. Eccolo qua. Ecco, Eccomi qua. abbiamo ancora perso la connessione. Attendiamo ancora un secondo. Questi sono i famosi difetti speciali, li chiamo così, delle dirette. Il bello della diretta è tutto capita al momento. Tutto può succedere. Eccomi. Eccolo qua. Ci siamo, ho fatto l'invito alle persone a condividere la diretta e poi ovviamente rimane lì per chi poi non ha avuto modo di essere qui con noi e per chi vuole anche lasciare qualche messaggio può farlo liberamente. Allora, vorrei intanto parliamo subito del libro, dai, Dai, baciami. parliamo subito del libro. Sì. Amori, no, 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 ops, errori felici. C'è Sì, anche. esatto. Abbiamo già corretto. Sì, no, ne ho una No, no. copia anch'io magicamente. Senza te. Ecco, è apparso per magia anche a casa mia, Alan. Io ho aperto il tuo libro e mi ha chiamato l'attenzione questa frase che c'è qua: la paura è l'unica cosa che fa paura all'amore. E ti dico anche il perché. Perché io sono un'appassionata della lettura della Bibbia e nella Bibbia c'è, forse tu lo sai, un versetto in Primo Giovanni, capitolo 4, verso 18, che dice: nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Che ne pensi? C'è un qualche collegamento a quello che tu hai scritto o è solo mera coincidenza? No,
Allora, è una coincidenza, però, considerando che la religione, ma in generale le religioni, nascono tutte per dare una guida all'uomo fatta di saggezze storiche, Assolutamente. diciamo che io ho dovuto aspettare 41 anni per avere questa frase, per farmi venire questa frase, ma poi, come al solito, i millenni, insomma, ne sanno più di noi, quindi voglio dire, è una saggezza che, se avessimo studiato di più la religione, sarebbe nota a tutti, ecco. No, coincidenza, però. Certo, sottolineando anche che noi siamo per tutte le religioni, a favore di Chiaro, no, tutte le infatti io ho religioni. tenuto a precisare che tutte le religioni sono delle guide, sono assolutamente. Esattamente. E poi alla fine tutte le religioni portano all'amore, no? Perché Assolutamente, sì. All'amore condiviso, certo. si prega l'amore e l'amore condiviso, assolutamente sì. Allora, Alan, detto questo, vorrei chiederti come mai ti è venuta l'idea di fare questo libro illustrato parlando di questi baci. Ma allora, innanzitutto la storia è questa. Io ho avuto questa spinta a 26 anni, quindi comincio a dipingere. Forse un effetto fionda, essendomi tappato per tanto tempo, mi porta a fare cose giganti, prima normali, poi nell'arco di poco tempo molto grosse. Poi sulla mia strada incontro quella che oggi è mia moglie, e lì Come un sacco. si Si chiama Vera. Si chiama chiama la tua moglie? Ma come si chiama? Vera. Perfetto, è tua mamma in realtà. Volevo dirti che siamo fratelli, no? Sono tuo padre. No, no, però lei a un certo punto mi dice: non riusciresti a fare un'emozione tascabile? E io gli ho detto: no, non ce la faccio, tu fai il tuo che io faccio il mio. Invece poi la donna, perché la donna ha un po' più di visione, sa leggerti dentro meglio di te. In realtà poi questa cosa ha lavorato e una mattina, io di solito mi alzo molto presto, una mattina all'alba mi è venuto il primo bacio, che in realtà è un abbraccio, perché i baci e gli abbracci in realtà hanno un po' la stessa valenza. Poi dopo, per mille ragioni, si sono trasformati in baci, forse per velocità, per intimità, per pensiero comune, li ho trasformati in baci, è andata così. Però nasce in questa maniera, ecco, nasce in questa maniera, in maniera molto semplice. L'idea di voler rappresentare con poche linee delle situazioni molto profonde che vengono vissute con leggerezza. Certo, e poi tu racconti storie di baci degli altri, ma anche storie di baci tuoi, Beh, in giusto? realtà io Sono tutti ognuno tuoi. racconta. Ognuno racconta solo quello che ha vissuto nella vita, quindi io racconto solo le mie disgrazie, che poi sono comuni a tanti, perché comunque tutti più o Certo. meno attraversiamo la valle della morte, perché non è un caso se io ho cancellato amori e ho messo errori. Sì, non è un caso assolutamente. Ma qual è di quei racconti di baci lì? Qual è quello che ti racconta di più, che racconta più di te o che è più importante o rappresentativo per te nel Ma libro? non lo so. Allora, il più importante, non lo so, è quello dedicato, credo sia quello che ho dedicato ai figli da parte di un padre. Tutti gli altri sono ricchi d'amore, ricchi di ironia, perché voglio dire, ogni storia d'amore nasce, ogni storia d'amore che sia fugace, anche solo di una notte, nasce con delle ottime prospettive per poi infrangersi contro la prima montagna a tutta la velocità possibile, quindi voglio dire, diventano dei piccoli drammi che poi diventano dei grandi ricordi piuttosto ironici, soprattutto la parte maschile, perché poi comunque questo è un libro scritto da un maschio e un maschio ha solo un modo per essere molto tenero con i propri amici, che è prendersi in giro, ecco, fondamentalmente. C'è questo dialogo che c'è solo tra uomini, dove ci si prende in giro molto, ma si svelano anche delle carte, ecco, emotive. Sì, che però poi sveli anche, non so se l'hai fatto appositamente, ma un tuo lato romantico. Chiaro, Perché sì, certo. Sì, ma il romanticismo fa parte di me tanto quanto l'autoironia. Infatti ogni bacio, per chi vedrà il libro, per chi semplicemente può anche guardare il mio profilo Instagram, nasconde
no, diciamo, in realtà svela molto il romanticismo, ma per chi ha vissuto quelle situazioni e legge le frasi legate al disegno, fa scorgere serenamente tutta l'ironia che ci sia in determinate situazioni, il dramma che poi dà vita all'ironia. Sì, quindi tu sei d'accordo che un uomo romantico e ironico che fa anche sorridere la donna l'ha già conquistata il 100%? Oddio, Sì. no, perché se no, no, perché se no mia moglie non sarebbe stata dopo tante altre situazioni, perché se fossi stato capace di conquistare veramente, invece no. No, no, non lo so. Sono sicuro che l'amore e il divertimento vanno di pari passo, quello sì. È vero, è vero. Guarda, io volevo anche farti vedere il bacio che mi è piaciuto di più, che ho guardato, non posso dirti che ho guardato già tutti i baci, ma questo mi è piaciuto un sacco. E ci sono baci con il sole dentro che asciugano ogni incertezza, i baci che stendono. E poi tu metti un disegno bellissimo dei baci che stendono. Fantastico. Fantastico, mi è Eh sì, piaciuto tantissimo. lì c'è tutto quello che è, se vogliamo, il riscatto da una vecchia situazione che ti fa uscire bagnato in qualche maniera, piovoso, c'è un nuovo sole, qualcosa che ti scalda, c'è anche la bellezza di un... Non ho capito, scusa. Scusami, perdonami, anche il doppio senso c'è, perché un bacio che Assoluta. stendono rimani steso. Esatto, esattamente, cioè il gioco di parole è quello, ma ti stende in tutti i sensi. Poi io ti ripeto, l'ha scritto un maschio, che è chiaro che la parte forte nella vita di coppia è sempre la donna, che poi in realtà è sempre rappresentata in realtà come il sesso debole, ma questa è la bugia più nota, il segreto di Pulcinella, ed è la donna che con la sua delicatezza riesce a stendere anche un uomo. Ma chiaramente le parti potrebbero essere invertite, però nel senso che in quel disegno lì c'è una donna che stende, quindi diciamo la delicatezza rispetto alla forza dell'uomo, se le parti fossero invertite, comunque dalla parte dell'uomo c'è qualcuno che si ostina un po' a stare nella sua tristezza, no? Poi arriva questo bacio che inevitabilmente vince, come se È fosse un incontro di boxe. sì, è bellissimo, è bellissima anche la tua lettura di quello che tu hai disegnato, il messaggio che tu vuoi trasmettere, no? Ma questi baci ho visto che sono divisi in categorie, ce lo spieghi un po'? Sì, li ho divisi in categorie, venute così, mentre li catalogavamo. Quindi c'è quella agrodolce, il bacio. Adesso guarda, ti dico la verità, io non me li ricordo neanche esattamente come li ho divisi, però il concetto è che ci sono dei baci, per esempio i baci agrodolci, che sono i primi che trovate, sono quei baci che inevitabilmente voi sapete vi porteranno qualcosa di amaro. Perché l'agrodolce è un sapore che è fatto così, c'è il dolce e c'è questa nota pungente che Esatto. non puoi, a cui non puoi sfuggire, che però, anche se hai ben chiaro che abbia quel sapore un po' pungente, non ha senso perderli, ok? Quindi si affrontano, si porta a casa e si mette in saccoccia quello che hanno di agre, però insomma, con tutta la dolcezza del caso. È vero. E poi questo libro esce tra 2 giorni, giusto? Sì, Siamo esatto. vicinissimi a San Valentino. Quindi possiamo anche dire che potrebbe, anzi, è una bella idea regalo, no? È una bella idea regalo, non sdolcinata. È una bella idea regalo anche per gli amici, in realtà, perché hai sempre qualche amico in difficoltà che ha bisogno di uscire dal pantano. E questo libro, in realtà, è molto, cioè, in realtà, voi. Potreste vederlo sinceramente come uno specchio. È costruito in maniera molto leggera, ma però leggendo i vari baci e soprattutto le fiabe che ho inserito o i piccoli racconti vicino ai baci, c'è sempre modo di fare un confronto su se stessi e farsi qualche domanda. Perché il bacio in questo libro viene vissuto, viene mostrato in realtà per quello che secondo me è.
e che è un po' un giudice implacabile. Il bacio è quello che ogni sera, quando vai a casa e dai a tua moglie, che è tua moglie da 30 anni, piuttosto che a quella che hai conosciuto ieri sera, piuttosto che a tuo figlio, al tuo cane, quello che volete, è quello che ti dà una sensazione amara nel momento in cui tu non stai seguendo la tua via, che non è necessariamente qualcosa legato al sentimento. Magari hai fatto delle scelte lavorative che sai essere sbagliate e il bacio, tac, ti martella, cioè ti fa in modo che tu non viva bene il bacio. Il bacio è proprio quella cosa lì, è quello che ti aiuta a restare sulla tua via. Però è inevitabilmente anche un gesto di dolcezza e tenerezza, cioè Chiaro, anche assolutamente, assolutamente. giusto, giusto, Ma ecco. sì, però. E c'è anche, come hai detto tu, sono diversi tipi di baci e c'è anche quello super romantico. Magari in altri tempi il bacio era più visto come una cosa molto romantica. E tu cosa ne pensi di queste nuove generazioni? Il romanticismo, a proposito, no? Si è perso un po', secondo te? Diciamo che si sviluppa diversamente. Insomma, per i miei nonni, noi eravamo una generazione dove il romanticismo non aveva spazio. Così sarà, secondo me, per i miei figli, ma cambiano i linguaggi. Ma la verità è che le fragilità restano uguali per tutti, ad ogni età. Ci sono modi forse diversi di esprimerle e modi. Magari che si scoprono più in là, diciamo che una volta la scrittura si scopriva a 10 anni e oggi magari la scopri a 35, però ci sono altri modi. Comunque il romanticismo appartiene a tutti. Dice che il romanticismo è dentro ognuno di noi, allora. Sì, magari ecco, diciamo c'è una cosa molto bella che è vera e che tu. Puoi pensare solo in base alle parole che conosci, cioè se tu conosci poche parole fai fatica a fare dei pensieri complessi. Quindi quello che posso dire a tutti è cercate di leggere tanto in modo da fare chiarezza e leggete tanto d'amore in modo da scoprire in fondo cos'è l'amore. Quindi il romanticismo è solo una parte dell'amore, però importante, che vi aiuta a essere felici, quello sì. Quindi diciamo, bisogna un po' educarsi all'amore e al romanticismo, che non è quella roba sdolcinata. Il romanticismo è un po' filosofia, se vogliamo. È vero, hai assolutamente ragione. Quindi il tuo libro uscirà tra 2 giorni, vicino a San Valentino. Chi non aveva ancora, no, scelto, era ancora indeciso per il regalo, adesso li abbiamo illuminati, giusto? E Sì, vorrei giusto. chiederti dove sarai, farai sicuramente la firma dei tuoi libri, no? L'11 Allora, sarai da qualche parte già? l'11, no, l'11 no, in realtà sono molto impegnato sotto tanti fronti perché i progetti sono tanti, a parte questo del libro che adesso siamo molto contenti. Sicuramente sarò a Crema il 13 mattina, a Milano il pomeriggio. Avevo visto che il 13 sareste stato da qualche parte, esatto, a Sì, Crema. poi su Instagram io faccio veramente, sono un disastro con gli appuntamenti, però sul mio Instagram poi metto tutto perché ho, grazie a Dio, un ufficio stampa molto efficiente che mi aiuta. La cosa è? Molto importante avere l'ufficio stampa efficace, efficiente. Sì, devo dire che per me è stata una rivoluzione, mi hanno salvato la vita perché poi ti perdi. Una cosa che dico a pro del libro, ma non solo del libro. Non c'è bisogno di essere una coppia per comprare questo libro, anche se avete degli amanti va benissimo, perché se avete 90 amanti avete per esempio un bacio per ogni amante da regalare, voglio dire, Ah, però, porta a caspita. casa comunque un buon risultato. E poi essendo un libro illustrato, può piacere anche a mio figlio che ha 9 anni, lo troverà anche divertente, no? Sì, Che sì, io penso e spero di sì, penso e spero di sì. penso di sì. E poi Alan, vorrei chiederti quali sono i tuoi progetti futuri o che cos'altro stai facendo anche adesso, in Ma questo momento? allora, c'è sicuramente un progetto legato a questo libro quando la situazione di salute, un po' di tutti e di tutta Italia, sarà un po' più libera e che è di fare un tour portando in giro questo libro, unendolo anche alla musica, quindi fare un reading insieme alla musica che lo porti in giro un po' per le strade e per i teatri. Che bello! Progetto molto bello, se ne sono molto contento perché quando è nato embrionale e poi.
ci esplose in mano una cosa veramente divertente ed emozionante. Una Gli sorta altri di progetti. musical, quindi. Ma guarda, ti direi più un incontro intimo tra musica e parole, e poi fa molto ridere. Poi adesso stiamo allestendo abbiamo proprio allestito questa settimana in Puglia, il Puglia Village, con dei baci dedicati a 10 città del Tacco d'Italia. E Ah, che siamo molto bello! contenti, molto Quindi un contenti, sì. bacio per ogni città, hai detto? Ci sarà, sì, c'è Brindisi, c'è Bari, c'è Lecce, c'è. Adesso io non me le ricordo tutte perché non ce le ho scritte davanti, quindi chiedo perdono umilmente agli amici pugliesi, ma sono veramente città magiche che ho dovuto studiare Vero. per poterle rappresentare e mi sono emozionato tantissimo. Sì, sì, c'è Ci credo. Molfetta, c'è Barletta, È magica, è un po' magica. Taranto, Taranto, no, cose bellissime, veramente. C'è anche, che non fa parte della Puglia, Matera, che però è veramente una città splendida e rappresentativa, che ci tenevano a rappresentare, quindi così abbiamo fatto. No, proprio. Non sono ancora andata a Matera, ma diciamo che non vedo l'ora di andare a conoscere quel posto stupendo. E Andria, Terni, insomma, adesso non voglio dimenticare nessuna, però è stato un bel lavoro. bene, bene. Se tu dovessi dedicare un bacio a Milano, allora come lo A chiameresti questo bacio? Milano io in realtà ho già dedicato un bacio in visione delle Olimpiadi. Milano è una città splendida che io amo profondamente ed è talmente cosmopolita da essere un po' il nostro centro nevralgico nel mondo, no? Per quello che riguarda l'Italia. Sarebbero così tante le cose da rappresentare di Milano che io quando l'ho rappresentata sono riuscito a farlo solo con la Madonnina e dare un bacio alla Madonnina perché è un po' il simbolo di questa città. Veramente capace di amare. Io sembra, per chi non ha mai vissuto Milano in maniera intima, sembra difficile da credere, ma se vi capita di regalarvi una Milano per, non so, diciamo 2 settimane, 3 settimane, da cittadini scoprirete qualcosa di incredibile. È vero, te lo posso confermare. Alan, c'è una tua frase molto bella anche. È un'emozione vera, vale ben la vita intera. Eh sì. Alla fine la vita è un morso e va vissuta emozionandoci, quindi tutto è legato alla filosofia del bacio e di seguire se stessi. Se uno segue il proprio intimo si troverà ad emozionarsi anche per la brezza che sente la mattina. Quindi era Vero. quello che dicevo, che il bacio può essere giudice, se ascolti i tuoi baci. A volte c'è questo detto che mi piace molto. Scelte difficili, vita felice. A volte siamo un po' schiavi delle scelte facili per non offendere nessuno, per fare il volere di tutti, ma alla fine l'unico vero volere che conta è il nostro. E allora, quando siamo felici e quando siamo sulla nostra via, diamo baci bellissimi. Quando diamo baci bellissimi, ci emozioniamo, e allora a quel punto l'emozione vera vale tutta la vita. È vero, quando ho letto questa frase, il primo pensiero che mi è venuto è stato quello anche di un bacio, cioè un'emozione vera vale ben la vita intera, anche di emozioni vere, di baci che sono stati dati che oggi non puoi più darli, no? Però se li hai vissuti in modo intenso, è vero, come dici tu, allora vuol dire che hanno lasciato un qualcosa, no? Nella. Hanno costruito qualcosa dentro, ha Cosa. senso, ha senso. Vero? Sì, Condividi? assolutamente, condivido tantissimo. Bene. Alan, c'è un messaggio che tu vorresti lasciare alle persone che ci stanno seguendo? Ah, continuate a seguire questo canale, che sono bravissimi. Io pensavo che avresti detto che ci mandi un bacio etnico anche, perché Milano Ah, è etnico. sì. Assolutamente, lo preparo al volo nei prossimi giorni, ve lo mando, anzi Te mea lo culpa che non l'ho disegni, fatto per veramente. oggi, ma è una corsa agli armamenti questi giorni sotto San Valentino per me. No, guarda che io non l'ho fatto apposta per metterti a disagio, l'ho No, detto ci scherzando. manca, Però ma io lo se faccio tu lo veramente. ci fai solo felici, eh. Sì, io lo faccio, poi mi piace molto il concetto etnico, e poi è un concetto su cui Milano basa la sua fortuna.
È vero, è vero, è vero. Noi abbiamo appunto la fortuna di avere a che fare con tante etnie, con tante realtà e da loro impariamo tantissimo, credimi. Certo, la ricchezza è la condivisione, cioè, è tutto lì. Assolutamente sì, è la chiave, la condivisione, secondo me, nei giorni d'oggi. Hai Sì. assolutamente ragione. Alan, grazie mille di essere stato qui Grazie con a noi. voi, grazie, mi raccomando, baciatevi e se mi trovate per strada, se non c'è mia moglie, baciatemi, Un ok? Va bene? bacione grandissimo Un bacio e a te. alla prossima. Un bocca al lupo per l'uscita del libro l'11 febbraio con Becco Giallo, per Becco Giallo, giusto? Esattamente, sì, per Becco Giallo. E complimenti ancora, è bellissimo davvero. Grazie a voi, divertitevi, siate felici. Un po' papale questo saluto. Siate felici. A kiss and love, allora ti dico io. Super kiss for you. Ciao. Ciao, grazie. Benissimo, è stata una bellissima intervista con lo scrittore Alan Zeni, simpaticissimo. Noi vi aspettiamo tra 2 settimane, sempre qui sui canali di Milano Etno TV. A presto.